Ciao a tutti, questo è il primo tutorial della Manga School. Oggi impareremo a disegnare un chibi. Partiremo dallo schizzo per poi arrivare fino alla colorazione, il tutto avverrà con Photoshop. Intanto, come principio, dobbiamo vedere quali sono le proporzioni di un chibi rispetto, per esempio, a un corpo umano adulto, per il quale possiamo prendere come riferimento il canone policleteo della testa, un ottavo rispetto al corpo. Vediamo invece quale può essere la proporzione di un chibi. In questo caso, per esempio, la testa è metà, addirittura metà del corpo. Questo perché le proporzioni dei chibi sono fondamentalmente quelle di bambini o neonati portate all'eccesso. È ovvio che dopo ognuno sceglie un po' le proporzioni con cui si trova meglio, a seconda del proprio stile di disegno. Ed ecco qua il mio schizzo. È una traccia per il disegno successivo e ho voluto raffigurare un piccolo romano con il pennino in mano al posto del giavellotto e mi servirà come mascottina del seminario di manga storico. Ho creato un nuovo livello ed ecco che comincio a realizzare il disegno. Disegno che, attenzione, non è l'inchiostrazione, questa è ancora fase di disegno, quindi ancora siamo pieni di imperfezioni e di ripensamenti, eccetera, eccetera. Diciamo che è una fase un po' più avanzata dello schizzo. Ed ecco il disegno finito, c'è ancora parecchio da lavorarci, ma la figura ha già preso una sua forma. Creo un nuovo livello sopra quello del disegno e con un colore di vostra scelta, io scelgo questo marrone scuro, diciamo, perché non mi piace usare il nero, passo alla fase di inchiostrazione. Per fare questo, appunto, lavorerò su un livello superiore. La cosa più importante, quando si tratta di inchiostrare è modulare il tratto. Cosa significa? Significa che non tutto il tratto deve essere sottile o non tutto deve essere troppo grosso. A seconda della zona, cercate di appunto modulare il tratto in modo da renderlo più espressivo. Ed ecco, l'inchiostrazione è quasi finita. Togliamo lo schizzo da sotto in modo che possiamo vedere meglio cosa andare a perfezionare nel lavoro già svolto. E diamo gli ultimi tocchi. Adesso vado a creare un nuovo livello sopra quelli precedenti. E sempre con lo stesso colore dell'inchiostrazione precedente e sempre con lo stesso pennello, ma un po' più grosso, vado a togliere la spunta a Shape Dynamics, in modo che il pennello non percepisca più la mia pressione, ma abbia sempre un tratto uguale, sempre grosso. Scelgo la grandezza del pennello che mi sembra più opportuna. E comincio a ripassare il contorno esterno della figura. Attenzione, solo il contorno esterno, non anche l'inchiostrazione interna, solo il contorno esterno. Ed ecco come viene visto nell'insieme. Secondo me, ripassare in questo modo la figura. Il contorno esterno della figura le conferisce un maggiore impatto sullo spettatore. Ed ecco che sotto tutti gli altri livelli, a parte quello bianco del foglio, vado a creare un nuovo livello che mi servirà per iniziare la colorazione. Perché sotto tutti gli altri livelli? Perché in questo modo, io posso andare a colorare, sbordando quanto voglio. Ma non andrò a coprire l'inchiostrazione con il colore, perché effettivamente io sto lavorando sotto l'inchiostrazione e non sopra. Quindi ecco che scelgo il mio pennello, in questo caso voglio una colorazione tipo anime, quindi piatta.
E quindi vado a scegliere un pennello dal tratto netto, che è più o meno lo stesso, solo più grosso, che ho usato anche per l'inchiostrazione stessa. Ho poi creato un nuovo livello sopra quello del rosa della pelle per colorare invece l'armatura, e inizialmente avevo scelto un grigio. Poi ho deciso invece di cambiare la parte colorata in grigio con un giallo per renderla più colorata. Per cambiare questa zona grigia con invece il colore giallo, ho bloccato i pixel. Come fare per bloccare i pixel? Cioè bloccare i pixel colorati in modo da ricolorare solo quelli e non quelli trasparenti? Bisogna cliccare su questo simbolo. Quindi ho cliccato su quel simbolo e poi ho scelto il mio giallo. Ho dato ok. Vedete che clicco sul simbolo. Coloro ed ecco che coloro solo sulla zona già colorata. Volete sbloccare? Premete di nuovo sullo stesso simbolo. Se il colore non vi soddisfa ancora, potete regolare la luminosità, la saturazione e la tonalità scegliendo Immagine, Adjustments, Tonalità, Saturazione. Ecco qui. Allora io posso cambiare la tonalità, vedete che cambia il colore. Posso cambiare la saturazione. Saturazione significa che tolgo il bianco dal colore scelto. In questo modo il colore diventa più acceso. Posso cambiare anche la luminosità, rendere il colore più luminoso o meno luminoso. Ed ecco che creo un nuovo livello che mi servirà invece per colorare le parti in cuoio, come per esempio il gonnellino. In questo caso ho deciso proprio di colorare in questa maniera. Aggiungere un livello per ogni zona da colorare in modo diverso, diciamo. È ovvio che sta anche a voi se preferite invece fare tutto su un unico livello o comunque gestirvela in maniera diversa, sta totalmente a voi. Ed ecco terminata la prima parte della colorazione. È ancora molto imperfetta perché, come possiamo vedere, ho sbordato in parecchi punti. Questo è il momento, quindi, con la gomma di Photoshop, di perfezionare e di correggere eventuali sviste, errori, eccetera. Ecco che diamo gli ultimi tocchi di gomma per eliminare le parti in eccesso. Ed ecco come sta venendo la figura. Abbiamo ancora una colorazione molto piatta. Bisogna aggiungere il chiaroscuro, che serve per dare volume ed espressività all'immagine. Per stendere le mie ombre, creo un nuovo livello sopra quelli della colorazione, ma sempre sotto quello dell'inchiostrazione. E poi scelgo un colore freddo. Perché un colore freddo? Perché le ombre, oltre a scurire i colori, tendono anche a raffreddarli. Poi imposto il livello dell'ombra su moltiplica. Ecco dove si trova. In questo modo, invece di sovrapporsi alla vostra colorazione, si amalgamerà con essa. Ora sto disegnando una fonte di luce giusto per farvi capire da dove proviene. Bisogna sempre tenere presente la fonte di luce quando fate il chiaroscuro, in modo che sia coerente. Ecco che torno al mio livello delle ombre con il mio azzurro grigio scelto prima. Comincio a stenderle, però mi accorgo che forse sono un po' troppo scure. Allora, per sistemarle, vado su Adjustments, tonalità saturazione, l'abbiamo visto prima, e
e aumento la luminosità. In questo modo, vedete, le ombre si schiariscono. Ecco che abbiamo finito le nostre ombre, però essendo chiaro scuro serve anche il chiaro, ossia le parti illuminate dalla luce. Tenendo sempre conto della nostra fonte di luce, aggiungiamo un livello sopra tutti quelli di colorazione, ma sempre sotto quello di inchiostrazione, scegliamo un colore chiaro, possibilmente caldo, con cui dare le nostre luci. Ora, questo passaggio possiamo decidere di farlo in diversi modi. Possiamo cominciare semplicemente a dare il colore così come sta. In questo caso, però, mi sembrava che uscisse una luce un po' troppo forte, un po' troppo poco amalgamata con i colori sottostanti. E per ovviare a questo, possiamo fare in due modi. O diminuiamo in questo modo che avete visto l'opacità, oppure cambiamo la modalità del nostro livello e invece di moltiplica, come abbiamo visto prima, mettiamo su schiarisci. Ecco che diventa molto più tenue la tonalità chiara che stiamo dando. Finita questa fase, possiamo aggiungere un nuovo livello e con un colore ancora più chiaro, siamo quasi sul bianco praticamente, dare degli ultimi ritocchi, tocchi di bianco, nelle parti soprattutto magari metalliche come per esempio il pennino o l'armatura. Mi raccomando di non usare eccessivamente il bianco perché altrimenti rischiate di appiattire molto la vostra colorazione. Diciamo, ponete dei tocchi di bianco dove vedete che servono. Quanto riguarda gli occhi, non c'è un modo giusto o un modo sbagliato di farli, dipende dal vostro stile, per cui fateli come vi piacciono meglio. L'unica cosa che posso consigliarvi è di non eccedere con il bianco perché mettere troppe stelline, troppi sbrillini all'interno dello sguardo tende a renderlo piuttosto vuoto. Se vi sembra che lo sguardo del vostro personaggio sia un po' troppo spento, potete aggiungere un nuovo livello sopra a tutti gli altri, anche quelli dell'inchiostrazione, e aggiungere dei tocchi di bianco in questa maniera. Ed ecco che dopo gli ultimi ritocchi il nostro cibino è finito. Spero che il video vi sia utile e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!